Il villaggio è deserto, ma non si direbbe abbandonato. Le case sono in ottime condizioni, ma gli abitanti dove sono? Il villaggio è antico, antichissimo, ma lo stile non si direbbe sardo e neppure italiano. Troppo bianco, troppo gessoso. Si direbbe messicano, anzi è messicano. Si tratta proprio di una piccola cinecittà alla periferia di Oristano. Ma il villaggio è vero o finto? È vero, ma i suoi abitanti vivono in un altro paese. San Salvador è stata costruita per essere abitata solo 2 giorni all'anno, durante le feste del Santo Patrono. E i produttori oristanesi l'hanno affittato per gli altri 363 giorni dell'anno. Con un po' di gesso lo trasformano di volta in volta in un villaggio messicano o in uno del Far West. E così vi hanno girato 3 o 4 films. E dire che si tratta di una piccola cinecittà è dire un po' troppo. C'è un piccolo centro cinematografico che è nato da solo, una iniziativa di persone coraggiose che hanno pensato che se il cinema italiano spendesse qualcosa in Sardegna di quei diversi e svariati miliardi che spende in altri paesi del bacino del Mediterraneo, non sarebbe male per l'economia italiana. Secondo lei, l'ambiente sardo per quale genere si presta? Beh, io direi per tutti, perché abbiamo dal bosco alla marina, dal fiume alla distesa lacuale, come loro hanno potuto vedere qua, dal paesaggio preistorico al paesaggio molto moderno delle grandi raffinerie di petrolio, dal gruppo di case diroccate da pastori al grande albergo moderno. Penso che ci sia di tutto e per tutti i gusti. La vostra è l'unica iniziativa cinematografica della Sardegna? Beh, come iniziativa organizzata, certamente sì. Siamo un piccolo stuolo di pionieri.